Il gran salone in rovina. Che Freya non esiti mai. Manca l'altra metà. Possa sempre proteggersi. C'è un vecchio detto, se permetti. Le sento, sono dentro. Pronti a eliminarle. Ah!
Ciò che mi ha fatto Dino non era sufficiente. Ha profanato ogni mio ricordo di casa. Almeno tu hai una casa da ricordare con affetto. A Sparta ci prelevavano da piccoli dalle nostre case per crescerci nelle agoghe. Marciavamo o annegavamo, lottavamo per le briciole o morivamo di fame. I savi ci picchiavano a sangue. La notte tornavamo a casa soli o finivamo preda dei lupi. Gli Spartani sono fatti così. Queste piante si comportano come i bastoni del disprezzo che trovammo a Midgard anni fa. Beh, considerato come vengono cresciuti gli Spartani, è normale che tu sia così. Il tuo destino era segnato dalla nascita. Ma può essere vinto. Lo pensavo anch'io. Quando le Norne mi svelarono il destino di mio figlio, pensai di poterlo cambiare. Sai bene com'è andata. Le Norne, le parche di queste terre. Esatto. Le profezie si sfidano a proprio rischio.
Coraggio! Queste piante si comportano come i bastoni del disprezzo che trovammo a Midgard anni fa. Beh, considerato come vengono cresciuti gli Spartani, è normale che tu sia così. Il tuo destino era segnato dalla nascita. Ma può essere vinto. Lo pensavo anch'io. Quando le Norne mi svelarono il destino di mio figlio, pensai di poterlo cambiare. Sai bene com'è andata. Le Norne, le parche di queste terre. Esatto. Le profezie si sfidano a proprio rischio. Atreus sarebbe d'accordo con te. Corre alla cieca verso un destino predetto dai giganti. Poi scompare per due giorni per dimostrare di essere il campione che combatterà nel Ragnarok. Conosco ogni profezia del Ragnarok. Non esiste un campione dei giganti. È una profezia celata da Groa. Grazie al campione, i regni si salvano dal Ragnarok. Cade solo Asgard e Odino con lui. Per cui... nonostante l'ossessione di Odino per il Ragnarok, gli manca un dettaglio importante. Oh, ben fatto, Groa. Non farà da pedina della profezia. Vuoi opporti al destino? Persino di fronte alla vittoria? Non farò marciare mio figlio in guerra. Non è uno spartano. Non si discute. Parli a me di proteggere tuo figlio. La mia tragedia non ti ha insegnato nulla. Opporsi al destino è una perdita del prezioso tempo che possiamo trascorrere con un figlio. Non sai mai quando qualcuno arriverà per portartelo via. Go!
Meglio oscillare la torcia dall'altra parte e brucia i rubi che bloccano la strada. Usa le tue lame per far oscillare la torcia. Attraversiamo il ponte. Proprio tu, tra i vivi, sei contrario alla guerra, dopo tutti gli dei che hai sterminato. Conosco le guerre e il loro prezzo. E io no. Dopo ciò che ho pagato per porre fine a una guerra. Guardati intorno, Kratos. Ecco cosa succede quando non combatti. Bene, torniamo alla nostra missione. È uno dei capitani di Odino. Preparati. Anskutar Askarlar! Vita Vandir Stauda! Anskutar Askarlar! Vita Vandir Stauda! Uarateia! Yeah!
Ragnarok non ti restituirà ciò che hai perso, e nemmeno uccidermi. Non ne posso più di ascoltare luoghi comuni da parte tua. Perché non stai zitto e ti limiti a uccidere? Ecco fatto. Ugh!
chiedermi di uccidere di nuovo. Cosa? Uccido per proteggere Atreus e aiutare gli amici. Ma non sarò il mostro di qualcuno. Mai più. Non ti è permesso scegliere. Non con il debito che hai con me. Non sono qui per il debito. Ti avrei sempre aiutato. Mi hanno portato via così tante cose. Dovrei forse far finta di nulla. Freya. Basta! Andiamo, dobbiamo oltrepassare quelle porte. Ecco, sento la fonte di magia che mi trattiene a Midgard. Che posto è? Casa mia. Sono nata qui. Un momento. C'è qualcosa di strano. Opimbera. Radici dell'albero del mondo annodate da Odino. Ecco come ha fatto. Dai! Dai! Freya! Nidhogg! La creatura è di Odino! No, protegge le radici di Yggdrasil, ovunque si trovi. Quel bastardo lo sapeva. Dice di Vanai.
bado alla creatura! Tu pensa alle radici! Ci sto provando! Non puoi tagliarmi e la testa è bassa! Così non mi aiuti! E allora vedi di distrarla! Fermalo! Veloce! Go!
È fatta. È finita. È davvero finita. E ora che hai quello che cerchi? Suppongo questo sia il momento in cui io ti perdono o ti uccido.
Hai già deciso? Sinceramente, non posso fare né l'uno né l'altro. C'è ancora una parte di me che è così arrabbiata e sarà sempre arrabbiata. Ma no. Non sei tu che devi morire. Questo l'ho capito. Tutto quello che è successo tra noi. Non mi devi spiegazioni. Non a me. Non per questo. Non mi pento di averti salvato la vita. E non mi pentirò mai. Ma la scelta tra la vita e la morte doveva aspettare soltanto a te. Non avrei dovuto privarti di quella scelta. Ora che sono... Di nuovo me stessa. Dovrò affrontare mio fratello. E poi? Non lo so. Da tempo non avevo possibilità di scelta. Concedimi un secondo per abituarmici.
Guarda, laggiù. Torneremo al campo da questa parte. Posso aiutarti con quei rovi? Scaglia le lame nei rovi luminosi e dagli fuoco. Tuo fratello sembrava felice del tuo ritorno. Oh, sicuramente gli piacerebbe più di ogni altra cosa tornare alla situazione di un tempo, lasciando a me le responsabilità del comando. Usi la tua rabbia molto bene. Beh, si impara a usare quello che si ha. Il punto è che non voglio essere arrabbiata con Freyr. È mio fratello. Per me è stata la persona più importante del mondo per metà della mia vita. Oh! Queste piante sono identiche a quelle di prima. Il ghiaccio neutralizzerà rapidamente il sigillo. Il sigillo dovrebbe contenere il ghiaccio anche senza l'ascia.